Dunque, le cose d'amore in greco si chiamano ta erotica. Adesso io spero che voi non pensiate alla pornografia. Ta erotica è un'espressione di Platone. In Grecia c'era l'usanza che si facevano delle cene, come peraltro facciamo ancora noi oggi. Però in queste cene c'era una tematica intorno a cui discutere. E Agatone, che era un ricco signore di Atene, decide che si faccia una cena in cui si discute di amore. In questa cena sono invitati un medico, meglio sempre avere un medico in queste circostanze, che si chiamava Erisimaco. C'era un discepolo di Socrate che si chiamava Fedro. C'era addirittura un nemico di Socrate, un comico, un regista comico, Aristofane, che prendeva sempre in giro Socrate nei suoi teatri. C'era Alcibiade, che era l'amante di Socrate, ma era anche il generale dell'esercito greco, perché i generali all'epoca dovevano essere molto giovani. Socrate, Alcibiade aveva 20 anni, si diventava generale a 20 anni, poi si andava nell'elettrovia a 60, perché le guerre si facevano corpo a corpo e non potevi mettere un generale che fa corpo a corpo 60 anni. Ecco, Alcibiade era l'amante di Socrate e poi c'è anche Socrate. Questi si avviano nella casa di Agatone e a un certo punto Socrate si ferma sotto un portico in preda a un attacco di atopia. Alcibiade, che conosce Socrate perché aveva fatto la guerra con lui nell'isola di Salamina, dice: sì, non vi preoccupate, Socrate ha una crisi di atopia, dopo un po' si riprende. Ricordo benissimo che anche Salamina è rimasto immobile per 24 ore, suscitando l'ilarità di tutti i soldati. I filosofi fanno sempre ridere, no? Anche il primo filosofo Talete è morto suscitando il riso di una servetta trace che ha detto: questo fuori di guardare le stelle non ha guardato neanche più le pietre dove inciampava. E però gli psichiatri si sono gettati a studiare questa malattia di Socrate, atopia, e hanno stabilito che Socrate era epilettico. Niente di più falso, perché la parola epilessia era stata introdotta da Ippocrate un secolo prima di Socrate. Ippocrate aveva detto: il male sacro non è per nulla sacro, lo chiamiamo sacro semplicemente perché ne ignoriamo le cause. Quando ne conosceremo le cause, le AITAI, allora la rubricheremo per le malattie ordinarie. Nel frattempo io do un nome a questo male: epilessia. Quindi l'epilessia, i greci la conoscevano benissimo, e quindi Socrate, se dice io sono malato di atopia, non è l'epilessia. Che significa atopia? Non lo sappiamo. E allora, quando le cose non si sanno, bisogna cominciare a immaginare. Immaginare a partire dalla etimologia delle parole. Heidegger ci ha insegnato che le etimologie, non è interessante che siano vere o false, sono occasioni per pensare. Allora, topos in greco vuol dire luogo, atopia vuol dire fuori luogo, dislocazione. Se vogliamo parlare d'amore, dobbiamo dislocarci dalla nostra razionalità. O in chiave psicologica, dobbiamo dislocarci dal nostro io. Ed entrare in un altro scenario. E qual è lo scenario alternativo alla razionalità? Lo scenario alternativo è la follia. Platone dice: i beni più grandi ci vengono dalla follia, naturalmente data per dono divino. Una frase così potrebbe essere una frase simpatica, detta da chiunque, ma detta da Platone acquista un significato molto potente. Perché Platone è colui che ha inaugurato la ragione. Anche se non lo sappiamo, noi oggi parliamo e pensiamo come Platone ci ha insegnato a parlare e a pensare, secondo il principio di identità e di non contraddizione.
e qui purtroppo vi devo annoiare almeno per 5 minuti per stabilire la differenza tra ragione e follia. Allora, che cos'è la ragione? È un sistema di regole attraverso le quali noi diamo un significato univoco alle parole. Bicchiere. Bicchiere è un bicchiere e non altro. Ma a parte questo che è di plastica, se fosse di vetro, il bicchiere è disponibile anche per lanciarlo in prima fila e farlo diventare un'arma impropria. Quindi la ragione non riproduce la verità delle cose. È semplicemente una regola attraverso la quale noi possiamo comunicare in maniera univoca, per cui io se ti dico dammi un bicchiere, tu non è che mi porti una bottiglia o un microfono, però che il bicchiere sia un bicchiere è una regola che ci diamo noi, non è la verità del bicchiere. I bambini che non sono ancora arrivati all'età della ragione, perché i bambini nascono folli, tutti noi nasciamo folli, e intorno ai 5-6 anni arriviamo all'età della ragione, i bambini sono sempre a rischio, perché non sono ancora arrivati alla ragione, e quando prendono in mano un bicchiere, la mamma subito glielo toglie di mano, perché non si sa che cosa fa col bicchiere. I bambini stanno nella verità delle cose, le quali sono disponibili per una molteplicità di significati. Questa molteplicità di significati è l'orizzonte della follia. La ragione cerca di contenere questa molteplicità di significati e attraverso il principio di non contraddizione, il bicchiere e non altro, fa sì che quando io dico il bicchiere si facilita la comunicazione, mi arriva ad avere un bicchiere e non altro, e soprattutto si riduce l'angoscia dell'imprevedibilità dei comportamenti. Perché quando io prendo in mano un bicchiere, quello che mi sta davanti a me non si impressiona, perché pensa che io usi il bicchiere per bere, ma non è mica detto. Cioè ci esiste la possibilità che svolga anche un altro ruolo il bicchiere, vero? Quindi non confondiamo la ragione con la verità. La ragione è un sistema di regole utilissimo, perché grazie a questo sistema di regole noi comunichiamo in maniera univoca, quindi ci intendiamo, e soprattutto riduciamo l'angoscia di coloro che ci stanno accanto, i quali presumono che io stia alle regole della ragione. Atti di fede, perché non è mica detto, no? Infatti noi quando abbiamo a che fare con un folle abbiamo qualche paura quando prendono in mano qualcosa, no? Anche il coltello per tagliare la bistecca diventa un aggeggio pericoloso se è folle. Perché abbiamo paura? Perché non sappiamo se sta alle regole della ragione. Ma quello che vi devo dire, quello che voglio sottolineare, è che la ragione non è la verità. È un sistema di regole utilissimo per intenderci e per non avere paura. Bene, e la follia? Ecco, qui vorrei proprio convincervi che la follia ci abita profondamente. Innanzitutto la caratteristica dei primi 6 anni di vita di tutti noi. I bambini nascono folli. I bambini non hanno paura di niente. Voi sapete che la paura è la condizione per cui noi si possa vivere. Proprio perché ho paura, quando attraverso una strada guardo a destra e guardo a sinistra. Se non avessi paura andrei spedito come un bambino e poi una macchina mi prende sotto. Quindi la paura non è una brutta cosa, è un meccanismo di difesa molto serio, grazie al quale nei miei comportamenti, proprio perché ho paura, assumo atteggiamenti guardinghi. I bambini non hanno paura di niente, perché nascono in uno scenario di follia, non hanno i codici per interpretare il mondo. E allora proprio per questo i bambini vanno continuamente curati, ogni loro azione va salvaguardata,
le mamme passano grande tempo della loro esistenza a vedere cosa fanno i bambini, a togliere i coltelli tra le mani, persino il pennarello con cui fanno i loro disegni, perché il pennarello ha un significato, serve per disegnare, ma il pennarello quando lo mettono in bocca diventa un biberon, ecco qui che cambia significato. Oppure lo mettono nell'occhio al fratellino, quindi diventa un'arma impropria, altra variazione di significato. I bambini sono folli e noi poi gratamente arrivano all'età della ragione. I bambini. Quindi la follia è il nostro atto di nascita, non è che la liquidiamo quando siamo arrivati all'età della ragione. Attenzione bene, rimane come nostro sottofondo. Folli sono i poeti. Con la ragione non scrivi neanche un verso poetico, perché la ragione è un sistema di regole, con un sistema di regole non inventi niente. Se vuoi diventare poeta, se vuoi diventare artista, sfiori lo scenario della follia. Platone diceva: i poeti mentono troppo, non stanno alle regole della ragione. Heidegger diceva: sono i più arrischianti, rischiano di entrare nello scenario della follia, ed è un rischio perché non è mica detto che poi quando sei entrato ci esci anche fuori. Quando Leopardi dice: dimmi che fai tu luna in ciel, dimmi che fai silenziosa luna, dal punto di vista razionale varrebbe la pena di chiedergli scusa, abbi pazienza. Dimmi che fai tu luna in ciel, sai benissimo che la luna non risponde. In secondo luogo, sai benissimo anche che cosa fa, gira intorno alla Terra come un satellite intorno al suo pianeta. E allora perché è poetico? È poetico perché Leopardi fa un'oscillazione del significato della parola luna. La luna è la luna, e fin qui sta il principio di non contraddizione, ma anche qualcos'altro, tipo un'interlocutrice femminile a cui chiedere il senso della propria esistenza. In questo momento lui oltrepassa l'ordine della ragione ed entra nello scenario della follia. Naturalmente il poeta è colui che sa graduare, entrare nella follia, mostrare significati nuovi. La parola poiei in greco vuol dire creare, creare significati nuovi, creare linguaggio. Ma non puoi creare il linguaggio all'interno della ragione. Gli economisti che sono rigorosamente razionali, i tecnici che sono rigorosamente razionali, non possono essere poeti, non creano linguaggio, non creano mondo. Ma siccome noi oggi viviamo in un contesto regolato dall'economia e dalla tecnica, il mondo non ha creazione, fa solo conti. Heidegger queste cose le aveva capite molto bene. Aveva detto che il nostro pensiero ormai è ridotto a calcolo, denken als rechnen, siamo capaci solo di far di conto e niente di più. Abbiamo perso il poetico perché abbiamo perso la follia, la quale comunque resta dentro di noi e ogni tanto irrompe nelle modalità disastrose in cui oggi si esprime e che noi teniamo a bada con gli psicofarmaci. Noi italiani, che siamo un popolo che vive nella luce, che sa parlare, che mangia bene, che sta bene, molto meglio dei paesi nordici, utilizza il 55% delle persone utilizzano psicofarmaci, che non è una bella cosa. I bambini, i poeti, ma noi stessi. Non so io che impressione avete quando andate a letto. Innanzitutto c'è sempre una certa ansia quando si va a letto, no? Passare dalla veglia al sonno non è mai una cosa tranquilla. E allora uno si aiuta appunto con le pilloline, perché deve dormire, deve dormire. Io sono convinto che molta gente non dorme perché fin da piccoli gli hanno detto che il dormire fa parte del dovere e tutte le cose che si devono fare si fa sempre fatica a farle. Devi dormire. Bene, ma e cosa succede quando uno dorme? Che la coscienza si attutisce, si spegne, la razionalità
si attenua fino a sparire, e i sogni, che sono il pane quotidiano degli analisti, che interpretano i sogni, per me sono il teatro della pazzia. Perché che cos'è un sogno di fondo? Un sogno collassa il principio di non contraddizione. Io nel sogno sono spettatore del sogno e al tempo stesso sono l'attore del sogno, capita, no? Tante volte quell'attore del sogno non sono propriamente io sono quella donna lì, io sono quel bambino lì. Cioè la mia identità viene di volta in volta giocata su altri registri. Il principio di non contraddizione non funziona più. Ma neanche il principio di causalità, perché nei sogni capita spesso che l'effetto produce la causa. Vengono sbaragliati i rapporti di spazio e tempo. Un sogno comincia a New York e finisce nell'Impero Romano. Il sogno è il teatro della pazzia, cioè quella pazzia che abbiamo addosso, che è il nostro costitutivo, che è ciò che noi siamo, perché ciascuno di noi è diverso dall'altro, non per le regole della ragione, lì siamo tutti uguali, ma ciascuno è diverso dall'altro per la qualità della sua follia, di cui noi non abbiamo una grande confidenza o addirittura abbiamo addirittura paura. E Jung giustamente dice che la coscienza, non bisognerebbe chiamarla coscienza, in italiano la parola non viene bene, in tedesco coscienza si dice Bewusstsein, essere sein, essere coscienti. Dice non bisogna dire essere coscienti, bisogna dire Bewusstwerden, diventare coscienti di giorno in giorno. Perché quando ci alziamo, se ci fate caso, la prima mezz'ora della mattina, quando vi svegliate, voi fate sempre le stesse identiche cose, vi fate trasportare da un rito che non cambia mai, perché non siete ancora padroni della vostra coscienza, siete appena usciti dallo scenario della pazzia. E allora cosa fate? Fate la colazione nello stesso modo, andate in bagno nello stesso modo, fate il make-up allo stesso modo. Poi a un certo punto, dopo una mezz'oretta circa, di più fortunati, qualcun altro ci vuole un'ora, per me ormai ci vuole 2 ore, arriviamo all'acquisizione della coscienza. A quel punto diventiamo soggetti della nostra giornata. Ma prima no. Ripetiamo le stesse logiche dei primitivi, i quali arrivavano, che per arrivare a un certo ordine seguivano i riti. Rito è una parola sanscrita, rita vuol dire ordine, e attraverso, seguendo i riti, arrivavano all'ordine, uscendo dalla follia personale. Allora, convinciamoci, dentro di noi c'è la follia, con cui possiamo avere rapporti non solo quando sogniamo, è sufficiente che ci ubriachiamo e il giorno dopo ci dicono ieri sera non eri più tu. Oppure che ci droghiamo. Oppure, nel linguaggio personale, quando uno parla con se stesso, procede attraverso processi di associazione, che si guarda bene da comunicare agli altri, no? E questi processi di associazione si vergogna anche di comunicarli agli altri. Percorre i sentieri della sua follia. Quando invece parliamo in pubblico siamo tutti razionali, per bene, i discorsi in pubblico non sono assolutamente interessanti, quando uno parla più o meno sa dove deve arrivare quello che ascolta, ma i greci, che sono il popolo più intelligente mai apparso sulla terra, oltre al singolare che è il luogo imminente della follia e il plurale che è il modo imminente della razionalità, avevano inventato il duale, io e te. Io e te. E ancora oggi i greci moderni, anche se non sanno niente della loro antica Grecia, quando fanno i brindisi e li fanno in compagnia, dicono iemas, iemas, che vuol dire salute a noi, emas vuol dire noi. Ma quando sono in due, iasu, io e te. Il duale, io e te. Quando due parlano, io e te, anche se assumono le parole che si usano comunemente, il significato di quelle parole ha degli spessori simbolici potentissimi. C'è una ricerca di significato che va al di là del significato letterale delle parole.
E se dal punto, dal punto di vista razionale, quando io ti ho detto ti amo, ho detto tutto, lì non c'è mai una saturazione del linguaggio. Si vuole sapere cosa vuol dire ti amo, i tuoi comportamenti, il tuo modo di dirlo, il tuo sguardo, sei smentito dalla tua faccia, ma che cosa significa per davvero per te ti amo? È un discorso infinito, perché devi entrare nella follia. E qui Platone dice: gli amanti che passano la vita insieme non sanno cosa vogliono l'uno dall'altro. È allora evidente che hanno cose da dire che non riescono a dire. Non è certo per i piaceri carnali che si passano così tanto tempo insieme. È allora evidente che hanno cose da dire che non riescono a dire. E perciò parlano in modo enigmatico e buio. Nell'amore c'è il collasso del linguaggio. Anzi, io sono convinto che la gente fa l'amore proprio fisicamente, perché tutte le parole che dice non bastano a dire quello che hanno fondamentalmente da dire. Il linguaggio collassa, parlano in modo enigmatico e buio. Qui dobbiamo intenderci bene: i greci, che sono il popolo più intelligente mai apparso sulla terra, enigma in greco è una parola gutturale. I greci usano parole gutturali quando hanno a che fare con potenze che oltrepassano le loro capacità. Per esempio, il fuoco che arriva dal fulmine si chiama ignos in greco, da cui la parola igneo, mentre il fuoco che accende sul tuo focolare si chiama pur, che è una parola liquida, non ha bisogno di investire la tua gola, da cui piromane, per esempio, perché lì su quello hai potere. La legge che governa la natura si chiama ananke, gutturale, necessità. La natura non segue leggi arbitrarie, segue leggi regolarissime. Bene, stiamo attenti alle parole. Enigma è una parola gutturale. L'enigma è qualcosa che non puoi risolvere. Se risolvi un enigma, quell'enigma non è più un enigma, diventa un problema. Un problema, un problema. E i problemi si possono risolvere. E infatti problema è un problema, è una parola liquida, no? Ma l'enigma non si risolve. E gli amanti parlano in modo enigmatico e buio. Platone. Quindi non razionale. La ragione è sconfitta. Capite perché? Dovendo parlare di cose d'amore, Platone, cioè Socrate, si ferma sotto un portico colpito da atopia. Se vuoi parlare di cose d'amore, devi dislocarti dalla tua parte razionale, in chiave psicologica, devi dislocarti dal tuo io. Non puoi fare l'amore con la tua razionalità, non puoi fare l'amore sorvegliato dal tuo io. Solo se l'io abdica. Dico io per quelli che si intendono di psicologia, l'io è il corrispondente psicologico di quello che noi filosofi chiamiamo ragione. Devi abbandonare la razionalità e devi abbandonare il tuo io, che è rischioso, che è rischioso. L'amore è questa cosa. Solo se si entra attraverso questo scenario in cui l'io è abdicato e la ragione è in qualche modo sconfitta o comunque messa tra parentesi, finalmente si può incominciare a parlare d'amore. Bene, per capire il seguito di questo discorso, quindi abbandonate il concetto di amore romantico, quelle cose lì che vi ha insegnato il romanticismo. Il romanticismo è una bella cosa, ma serve solo per scrivere Grand Hotel o robe di questo genere. Non ha niente di interessante dal punto di vista erotico. L'amore non è dolcezza, non è nuance, non è carezza. Queste cose sono cose morbide, non hanno a che fare con la dimensione d'amore. L'amore è follia, lo dice Platone. Quattro sono le follie, dice lui. C'è la follia profetica, quelli che vedono il futuro e il futuro non lo si vede con la ragione. C'è la follia iniziatica, quelli che devono cambiare stagione della loro vita, passaggio dalla fanciullezza all'adolescenza, dalla vita singolare a quella duale con una sposa, con uno sposo, dalla vita alla morte.
questa è follia, non valgono più le strutture razionali che hai guadagnato nel tempo. C'è la follia poetica, perché i poeti, appunto, abbiamo visto prima, oscillano quanto al loro significato e fuoriescano dall'ordine razionale. E dice Platone, c'è la follia d'amore, la più grande, la più eccelsa, la più divina. Attenzione, ho detto prima, Platone è quello che ci ha insegnato a pensare e a parlare. Noi oggi parliamo e pensiamo secondo il principio di non contraddizione. Platone è quello che ha inventato la ragione. Prima non si parlava in termini razionali. Omero non dice Aiace è forte, come ci ha insegnato a parlare Platone. Omero dice Aiace è come il leone, cioè parla per paragoni, parla per analogie. Il linguaggio di Omero è analogico, non è razionale. Platone inventa la ragione, una cosa importantissima, ma proprio lui che ha inventato la ragione dice i beni più grandi ci vengono dalla follia, la quale iperballe in tamazema tolca, che oltrepassa di gran lunga le espressioni razionali. E allora come si mettono insieme queste cose? Si mettono insieme in questa maniera. La ragione serve per convivere. E la follia serve per creare. Con la ragione non si crea niente. Bisogna accedere alla follia per creare. E la follia più potente per la creazione è la follia d'amore. Che l'amore sia folle non avete nessun dubbio. Quante volte un ragazzo o una ragazza si innamorano, gli amici o i genitori dicono guarda che quel ragazzo o quella ragazza non vanno bene per te, e lui o lei risponde sì, lo so, ma non posso farci niente, perché la follia è ben più potente dell'ordine razionale. Va bene, dopo un po' Socrate si sveglia dal suo stato di atopia, arriva, si siede a una tavola, si mangia, si beve molto in quel simposio. L'espressione in vino veritas è un'espressione che trovate nel simposio, è di Platone questa espressione. Oinos eisi aletheia, nel vino c'è la verità. Perché la verità, abbiamo detto prima, non è nell'ordine razionale, ma è nel fondo della follia. Per cui l'amore è sempre vero, perché è sempre folle, perché si radica nella follia. Non si possono fare calcoli d'amore. Anche se la gente si sposa facendo dei calcoli molto razionali e soprattutto col retropensiero che si può anche divorziare. Niente di folle, tutto calcolato, anche il divorzio, va bene. E allora lì così cominciano a parlare, c'è Arissimaco che è un medico, mai lasciare fuori dal gioco i medici, non è stessa cosa. C'è un medico che fa tutta la sua scenografia, il suo amore, c'è Pausania, c'è Fedro e tutti fanno il loro discorso su amore. Noi ci concentreremo sul discorso di Socrate, il quale dice amore è mania. Mania è la parola greca che sta per follia. Dice Socrate che le sacerdotesse di Delfi e quelle di Dodona fecero un gran bene alla Grecia quando dismaniavano, ecco qui la parola mania, dismaniare, cioè quando erano fuori di testa, mentre non erano di nessuna utilità quando ragionavano. E qui fa l'equazione amore e follia. Amore e follia, ma qui bisogna dire una cosa importante. I greci, ma questo tutti i popoli primitivi, attribuivano la follia agli dèi e la ragione agli umani. Cioè in tutte le tribù primitive, in tutte le culture, persino nella cultura giudaico-cristiana, l'uomo è colui che è uscito dal mondo folle degli dèi grazie all'inaugurazione della ragione. Perché gli dèi non tengono il principio di razionalità, non stanno al principio di non contraddizione. Zeus è ad un tempo il capo degli dèi, ma è anche toro, è anche fulmine, è anche pioggia,
è tutte le cose. Anche il Dio cristiano è onnipotente, quindi può fare tutto il contrario di tutto, non è identificabile. Quando chiede ad Abramo di mostrare la sua fedeltà chiedendogli di sacrificare il figlio, come dice giustamente Kierkegaard, in timore e tremore, Kierkegaard è un filosofo cristiano, quindi quello che dice lui lo dice all'interno del cristianesimo, dice: questo Dio comanda qualcosa che è contro la natura umana, uccidere il figlio, e contro il comandamento lui stesso dato, non uccidere. Ma allora chi è questo Dio? È uno che vive al di qua della ragione umana, al di qua del bene e del male. E anche quando il povero Giobbe, prima gli rubano gli armenti, vengono i servi e gli dicono: guarda, hanno rubato tutte le tue pecore, poi arriva un altro servo e hanno rubato tutti i tuoi vitelli, e lui dice: se Dio l'ha voluto che sia bene così. Poi si ammala, e poi gli vengono le piaghe, poi non è più in grado di alzarsi. La moglie dice: ma maledice lo sto tuo Dio, dice, in queste condizioni. L'avete mai letto il libro di Giobbe? Ma leggete qualche cosa, Dio buono. In Italia non si legge più niente. Ma non si può andare avanti senza sapere niente delle cose. Sapete che noi italiani siamo all'ultimo posto in Europa per la comprensione di un testo scritto? Oh! E pensate di aver futuro senza leggere? Madonna, state qui. Non sto a fare discorsi sulla scuola, se no, guarda, se vado fuori di testa. Benissimo, mi trattengo. Va bene. E a un certo punto è giù in terra, piagato, senza più niente, e vengono gli amici e gli dicono: ma forse non sei tanto giusto se ti arrivano le punizioni. E gli amici hanno ragione, perché ragionano loro. Se sei così ridotto vuol dire che qualche peccato l'hai fatto, non sei proprio un uomo giusto. A quel punto Giobbe fa l'errore più grave che poteva fare, si mette a discutere con Dio. E gli dice: scusa, se io sono un uomo giusto, perché queste sciagure? Andate a leggere la risposta di Dio. Perché poi quando vi raccontano Giobbe, vi dicono che è paziente. Cosa può fare uno che lì in terra ha piagato? È paziente, no? È ovvio che è paziente. Non può fare altro. No, la cosa più interessante è la risposta di Dio. Dice: ma cosa mi stai a chiedere tu? Che ti hanno portato via gli armenti? Che hai le piaghe sul tuo corpo, che non ti puoi alzare, che sei un uomo giusto. Ma cosa mi stai chiedendo? Ma dove eri tu quando io mettevo la terra sui suoi pilastri? Dove eri quando riempivo il cielo di stelle? Dove eri quando riempivo il mare di pesci marini? Dove eri tu? E questa mia richiesta, questo io ho versato solo il primo versetto, va avanti per 12 versetti. Dice: ma che domande mi fai? Mi chiedi giustizia, mi chiedi di ragionare con te, mi chiedi una giustizia retributiva, siccome stai male, io devo giustificare perché tu stai male. Ma dove siamo? Io sono Dio. Ecco, quello che Giobbe non capisce, che con Dio non puoi ragionare, perché Dio è al di là del bene e del male, ed è lui stesso a dirlo. E quando dà a Mosè i comandamenti, dice: vai, nasconditi dietro un cespuglio, perché nessuno può vedermi e sopravvivere. Quando me ne sarò andato, mi conoscerai dalle mie orme. Con Dio non c'è un faccia a faccia. E Jabez, un poeta ebraico francese morto una decina d'anni fa, dice: infatti con Dio non si può avere un faccia a faccia, perché tutte le facce sono sue. Bene, gli dei collocano nel divino la follia e attribuiscono a se stessi la ragione. Non sembrano cose strane per quello che dobbiamo dire sulle cose d'amore, eh? Teniamo presente queste cose, non vi sto menando un camperlaia, dopo capirete tutto perché ho fatto queste premesse. Tant'è che Eschilo, che racconta molto bene questo scenario, la tragedia delle Baccanti, racconta in qual modo Dioniso, il dio della follia, entra nella città. Penteo, che è il re della città, si suicida, crolla
il Palazzo Reale, le donne corrono sul Monte Citereo agitando il Tirso, come Menadi, i vecchi si comportano come bambini, è il disastro. A un certo punto il coro chiede: ma non possiamo allontanare il Dio? Poi si risponde da solo: no, nessun uomo può allontanare il Dio, bisogna aspettare che il Dio si allontani da solo. E dopo un po' Dioniso se ne va e gradatamente torna all'ordine. Pensate che ancora all'inizio del secolo scorso, quando gli psichiatri congedavano un folle dal manicomio, prima della loro firma scrivevano DC, Deo concedente. Se il Dio concede di abbandonare la testa di quest'uomo, quest'uomo ricomincia a ragionare. Allora cominciamo a capire che il mondo degli dèi è il mondo della follia. Il mondo degli uomini è il mondo della ragione. Questo scenario cosmico è riprodotto dentro di noi. Abbiamo una parte razionale che chiamiamo io e una parte folle che è il sottofondo della nostra anima, che è la parte divina, la parte creativa, la parte ideativa e anche la parte pericolosa, perché tu puoi entrare nel mondo della follia, ma non è mica detto che ci esci dopo. E non a caso che Dante, quando va all'inferno, non ci va da solo, si fa accompagnare da Virgilio, perché non si va nel sottofondo, così, coi propri piedi. E i greci, quando offrivano i sacrifici agli dèi, non è che gli offrivano come facciamo noi cristiani, offriamo i sacrifici per ottenere le grazie. Dal Dio non si aspettano nessuna grazia i greci. I greci offrivano i sacrifici agli dèi per tenerli lontani, perché se il Dio entra nella comunità, la comunità è disastrata. Allora voi capite, se amore è follia, l'amore è cosa divina. Zeiamania la chiama Platone, follia divina. Ma allora se abbiamo capito che cos'è la follia, se abbiamo capito che la follia divina ci abita, guardate che innamorarsi non è la cosa romantica come ce l'hanno descritta, è una cosa pericolosissima innamorarsi. Vuol dire mettere in gioco la propria follia ed entrare in quella condizione che Socrate descrive molto bene, che in condizione d'amore ci si trova in una condizione di katakoke, possessione. Io non dispongo d'amore come dispongo del mio braccio, del mio pensiero, del mio linguaggio. È amore, e se vogliamo essere più radicali, è la sessualità che dispone di me, non io di lei. Capire queste cose? Ed Eraclito, la filosofia nasce sotto queste grandi figure. Eraclito dice: per il Dio il giorno è notte, sazietà è fame, guerra è pace, e si mescola tutte le cose assumendo di volta in volta il loro aroma. Quindi descrive il Dio come il luogo della contraddizione, il luogo di chi sta al di qua della ragione. E poi, parlando dell'uomo, dice: l'uomo invece ritiene giusta una cosa e ingiusta l'altra. Quindi ecco qui la separazione: per il Dio tutto è bello, tutto è buono, tutto è giusto. Queste grandi differenze che i greci ci hanno insegnato e che noi abbiamo perso, perché il cristianesimo ha sviluppato un concetto di Dio molto simile a un paparino misericordioso, e su questo profilo non riusciamo più a concepire il Dio come proprio l'alternativa alla razionalità umana, come ciò che sta al di là del bene e del male, come diceva giustamente Nietzsche. Abbiamo persino rimosso che Dio è anche tremendo. Abbiamo perso il timor di Dio, perché se si teme Dio vuol dire che non si sa che cosa fa di noi. E chi è che ha paura di Dio oggi? Eppure quando eravamo piccoli ci hanno insegnato il timor di Dio, no? Adesso si insegna solo la misericordia. E quindi va là che vai bene, qualunque cosa fai c'è sempre qualcuno che ti perdona. No. Bene, andiamo avanti. E a questo punto incomincia il discorso di Socrate. E dice: voi sapete che io sono il filosofo che non sa niente. Il filosofo
della dotta ignoranza. Dotta perché sono ignorante, ma lo so di esserlo. E in effetti la filosofia non sa niente. È una cosa importante questa. Filosofia non è un sapere, è un atteggiamento. È un modo di essere al mondo, non è un sapere. Il sapere ce l'ha la scienza, ce l'ha la religione, ha la sapienza, la religione, ma la filosofia non c'ha un sapere. Filosofia è un atteggiamento che mette alla prova il sapere diffuso. Che cosa fa Socrate? Non insegna niente. Chiede ai suoi allievi: che cosa pensate della giustizia? Cosa pensate della verità? Cosa pensate del bello? E tutti dicono il loro parere. E Socrate mette alla prova questi pareri per vedere se questi pareri sono il frutto di un'educazione sofistica dove ti hanno ingannato con falsi sillogismi, di un effetto retorico per cui ti hanno commosso e tu aderisci a quella commozione, sono frutto di un discorso che proviene da un'autorità che tu stimi per cui l'assumi come verità, sono discorsi che provengono dall'opinione diffusa per il solo fatto che è diffusa tu le assumi come verità. No, dice Socrate, io vi devo insegnare che i discorsi veri sono quelli che stanno in piedi da soli. In piedi da soli in greco si dice episteme, istemi è ciò che sta, epi, sta su di sé, perché un discorso è ben argomentato, solo quello ha diritto di porsi. Tutti gli altri devono essere eliminati. Guardate che qui Platone sta descrivendo la nostra cultura. Platone ha inventato la democrazia, ma poi ha detto per essere democratici bisogna che la gente sappia di che cosa si discute. E siccome il popolo di Atene non è abbastanza colto, non possiamo attuare la democrazia. E quindi è meglio che governino i migliori, coloro che sanno. Chiaro? Coloro che sanno. E a questo punto, se noi abbiamo questi governi, dobbiamo parlare di un fallimento totale della scuola, che ha creato persone che non sanno. E che quindi la gente si concede a scenari. E voi battete le mani, ma io tremo di fronte a questo non sapere. Vi ho già citato il rapporto dell'OCSE, no, che ci dice che noi italiani siamo all'ultimo posto nella comprensione di un testo scritto. E ho sentito anche una statistica, 36% degli italiani non capisce qualche legge. Io quando insegnavo a Venezia e abitavo a Milano, quando arrivavo a Verona, arrivavano i ragazzi tedeschi con in tasca dei libri di classici in formato tascabile, i Reclam, Reclam è la casa editrice che faceva i tascabili, leggevano questi libri e arrivati a Venezia, dopo che li avevano letti, li lasciavano sul treno. Non c'era un italiano che aveva un libro in mano. Telefonini, tablet, al massimo qualche vecchio che leggeva il giornale, alcuni che dormivano. Ma cosa credete? Che senza cultura si possa fare un passo innanzi? Io ho chiesto io ho un dentista che è console dell'Armenia, ed è console perché quando in Armenia è successo il terremoto, lui è andato giù a Yerevan e ha fatto un ospedale. E allora l'Armenia l'ha reso console in Italia. E io gli ho detto, ma voi che avete avuto un genocidio di 1,5 milioni di armeni massacrati dai turchi, che ancora non riconoscono il genocidio, perché non avete rivendicato questo evento come hanno fatto gli ebrei? Perché gli ebrei sono più famosi di voi in questo? E sapete la sua risposta? Perché gli ebrei sono un popolo colto, noi no. La cultura fa la differenza, signori miei, e se siamo incolti non potete avere delle prospettive positive rispetto alla nostra, al nostro paese. E anche se il ministro Tremonti diceva che la cultura non si mangia, però con la cultura si fanno passi avanti a grande velocità. Non è un caso che la gente che studia e che sa se ne va all'estero. E da noi restano quelli invece, restano i parenti, gli amici,
quelli che ottengono i posti a prescindere, perché non siamo ancora diventati cittadini noi, eh? Siamo ancora tutti parenti. Va bene. Allora Socrate dice: io non so niente, ma una cosa la so, anzi ne ho episteme, usa questa parola forte, episteme, un sapere che sta su proprio da sé. E che cos'è questo sapere? E dice, ta erotica, le cose d'amore. E chi te le ha insegnate le cose d'amore? Chiede qualcuno. E lui risponde, una donna. Già qui è una cosa che sbaraglia la situazione. Perché? So che te non sa niente, però delle cose d'amore sa. E l'insegnamento gli è venuto da una donna. Voi dovete sapere che in Grecia queste riunioni che si facevano a tavola e si discutevano nei cicli di filosofia, eccetera, erano tutte di uomini. Le donne non c'erano. Al massimo c'erano le etere, che sono le escort di oggi, per eventuali supplementi successivi. Ma in generale i discorsi erano solo tra uomini. La filosofia è un circolo di maschi, anche omosessuali. Platone era omosessuale, Socrate era omosessuale, Parmenide era omosessuale, cioè un circolo di uomini. Socrate stesso è omosessuale. E come mai una donna ti ha insegnato le cose d'amore? Qui viene fuori il discorso forte, no? E probabilmente perché? Perché, insomma, qui non lo so, io non vorrei offendere i maschi, ma la struttura maschile, una struttura logico-razionale, la mente dell'uomo è fondamentalmente una struttura logico-matematica, il modo di pensare maschile. Il modo di pensare femminile è anche logico-matematico, ma accanto a questo c'è un modo di pensare intuitivo, un modo di pensare sentimentale. Guardate che il sentimento è una conoscenza, eh? Il sentimento non è solo una cosa che si sente, il sentimento è cognitivo. Se un bambino piange, la mamma sa perché. Invece uno che sopraggiunge in quel momento dice perché piange e non lo sa lui. Perché la mamma lo sa? Perché lo ama. Quando due innamorati si parlano, le parole che usano hanno uno spessore simbolico e semantico molto più potente di quanto quelle parole possono esprimere quando il linguaggio è al plurale, in mezzo alla gente. Perché? Perché si amano. L'amore è conoscenza, sentimento è conoscenza, sentimento è una facoltà cognitiva, non è solamente un fattore emotivo. Bene, allora questa donna che cosa fa? Chi è questa donna? Diotima, di Mantinea, la quale gli spiega in qual modo amore è nato in occasione di un banchetto. E come si usava allora, accanto a quel banchetto, c'erano sempre, in tutti i banchetti, c'erano sempre dei mendicanti alla fine del tavolo che mangiavano quello che avanzava o quello che veniva buttato giù dal tavolo. Come potete vedere benissimo anche nei quadri del 500, del 700, no? Vedete questi grandi banchetti a fianco dei poveracci che sono lì al limite delle tovaglie per vedere di rimediare qualche boccone. Ebbene, in occasione di una festa di Afrodite c'è una poveraccia che si chiama Penia, penuria, miseria, povertà, e un semidio che compare solo in questo dialogo, che si chiama Poros, che i filologi che non capiscono niente hanno tradotto con acquisto per fare il contrappasso a povertà. Ma poros in greco vuol dire via, non so come diciamo via Garibaldi, loro dicono poros, come i tedeschi dicono weg, loro dicono strasse, loro dicono poros, o come i francesi dicono rue, i greci dicono poros, quindi poros è propriamente la via di uscita da povertà, non è acquisto. Solo la nostra mentalità contabile che pensa che le cose si debbano solamente acquistare per goderle. E allora a questo punto questi due cosa fanno? Mangiano, bevono, si ubriacano e poi fanno l'amore e nasce Eros.
il quale, dice Socrate, assomiglia in tutto sua madre, è povero, è scalzo, dorme sotto i portici, non ha un cuscino dove deporre il capo, le pietre sono il suo sostegno, non sa come mettere insieme il pranzo con la cena, è assolutamente, riporta esattamente le caratteristiche di sua madre, mancanza, amore è mancanza. Oh, tenete conto che la mitologia greca invece faceva nascere Eros da due grandi divinità, che erano Afrodite e Ares, che non è una sciocchezza anche queste due divinità, perché Freud le assume, le mette nell'inconscio. Nell'inconscio quali sono le pulsioni portanti? Afrodite, la sessualità, e Ares, l'aggressività. La sessualità per la generazione e l'aggressività per la difesa della prole, che sono le caratteristiche della specie. Adesso non vi sto a dire che le caratteristiche della specie sono antitetiche alle caratteristiche dell'io, perché dovrei fare un'altra conferenza. Ma comunque queste due divinità della mitologia greca sono state assunte da Freud come strutture portanti il nostro inconscio. Platone cambia programma. Eros è figlia di povertà, la sua struttura è mancanza. E quindi Eros è desiderio, tradotto in italiano. Desiderio è una parola che noi troviamo nel Debello gallico, nel senso che si chiamavano desiderantes quei soldati che di notte passavano la notte sotto i sidera, sotto le stelle, in attesa che rientrassero quei soldati che non erano rientrati al tramonto. L'indomani, se non erano rientrati, si davano per morti e non si discuteva più. Quindi ancora una volta il desiderio viene strutturato nella figura della mancanza, di coloro che non erano rientrati. Amore è mancanza. Io desidero quello che non ho. E quando ce l'hai, non lo desideri più. Te lo godi, ma non lo desideri più. Il desiderio è strutturato nella forma della mancanza. Tra parentesi, basterebbe questo per insegnare ai genitori di smettere di riempire le camere dei bambini di giocattoli, perché quando li ingolfate di giocattoli gli togliete il desiderio, e quando gli avete tolto il desiderio li avete privato di quella forza rivoluzionaria per cui, se il mondo non va bene, se hai un desiderio di cambiarlo, di migliorarlo, qualcosa fai e non ti rassegni. Ma se tu li saturi di cose, li saturi di giochi, di cui neanche usano questi bambini, perché tu ti diverti solo con i giochi che inventi tu. I bambini hanno bisogno di annoiarsi. A prova del desiderio, io vi voglio far vedere bene che cosa vuol dire desiderio. Ve lo faccio con un piccolo esempio. Quando io ero giovane, come tutti quelli della mia età, venivamo fuori dalla scuola media, vedevamo una bella ragazzina, ci innamoravamo così a distanza, non avevamo neanche il coraggio di accostarla naturalmente, la guardavamo, desiderio, con meta interdetta naturalmente. Poi magari qualcuno ci consentiva di entrare in relazione, qualcuno ci forniva il numero di telefono, i telefoni allora erano in mezzo alla casa, quindi tu per parlare dovevi inventare un linguaggio che non fosse immediatamente traducibile, intendibile per tutti quelli che lo sentivano. E poi quando la rincontravi, dopo avergli parlato al telefono con un linguaggio che dovevi assolutamente inventare, ancora non avevi la possibilità di raggiungere la meta. Quindi il desiderio, tra il desiderio e la sua soddisfazione c'era uno spazio enorme. Bene, questo spazio Freud lo chiama psiche. La psiche è la distanza tra il desiderio e la sua soddisfazione. Perché in questo tragitto tu devi inventare tante di quelle cose che prima di arrivare alla soddisfazione ti sei formato una psiche. Oggi invece cosa succede? Che dopo due volte che vedi una ragazza, sei già a letto con lei, tu hai eliminato questo spazio. La tua psiche non è in azione quando fai l'amore. Fai dell'idraulica al massimo. E in ogni caso, non ridete perché sono cose tragiche qua,
E quando tu hai fatto questo, compi delle azioni sessuali a cui non corrisponde una comprensione psichica, perché non te la sei formata questa psiche. E a questo punto anche il sesso ti annoierà, avrai bisogno di un altro tabù, che si chiama droga, che si chiama alcol. Io ho invidia della vostra età, perché la mia età non era così, ho molta invidia di voi, che potete fare quello che volete, però vi compiango anche perché fate delle azioni a cui non corrisponde nessun riscontro psichico e quindi non sono belle queste azioni. Non sono all'altezza di quello che andrà dicendo tra un po' Socrate a proposito delle cose d'amore. Capito che il desiderio è mancanza e che la mancanza vuol dire costruzione psichica? Perché solo nell'assenza tu inventi. Non quando sei soddisfatto. Quando sei soddisfatto dormi, non inventi niente. E la psiche si forma attraverso la mancanza. Va bene. E gli chiedono, cosa fa amore? Qual è la funzione di amore? E Socrate dice, amore è un metaxu. Zanetu kaya salatu. Metaxu vuol dire un intermediario, è un tra. I mortali, zanetu, e gli immortali, asanatu, tra gli uomini e gli dèi. E questo metaxu che cosa fa? Ermeneuein kai diaportmeuein. Interpreta le parole degli dèi, che essendo parole folli non sono leggibili dalla ragione umana, e traduce le parole umane per farle intendere agli dèi. Abbiamo detto prima che gli dèi sono il luogo della follia e che l'uomo è il luogo della razionalità. Traduciamo questo dentro di noi. Amore è un metaxu, è un intermediario tra la nostra parte razionale e la nostra parte folle. Amore è quella condizione per cui la nostra parte folle riesce a farsi intendere nella nostra parte razionale e la nostra parte razionale riesce a tradursi e farsi intendere dalla nostra parte folle. E questo com'è possibile? E qui arriva il dramma tipico della cultura greca, per me splendido. Tu puoi cominciare a fare questo gioco tra la tua parte, perché tu sei affascinato dalla tua parte folle. Ti va di conoscerla, sei annoiato della tua ragione, il tuo io è stanco di essere se stesso. Voi dovete sapere che la vostra struttura egoica, l'io, è una struttura psichica sostanzialmente fascista, sostanzialmente conservativa, perché ha fatto così fatica per venire fuori dalla follia infantile, abbiamo parlato dei bambini che sono folli, ha fatto così fatica che deve tenere gli argini per riuscire a reggere. E quindi è conservatore l'io, non è creatore il vostro io. Non create col vostro io. E allora questo io deve essere corrotto dalla vostra parte folle. E come avviene allora questa cosa? Avviene attraverso l'altro. Quando l'altro, lui o lei, intercetta la tua parte folle, tu ti senti, non come dice lui mi capisce, ti capisce. Quando intercetta la tua parte folle, lui ti ha catturato, tu sei nudo. Prima ancora che ti spogli, sei nudo. E quando ha intercettato la tua parte folle, lui ti ha messo in contatto con la tua parte folle. E siccome la tua parte folle te l'ha fatta vedere lui, tu pensi di amare lui. In realtà sei affascinato dalla tua parte folle. E se la cosa è reciproca, allora c'è l'incrocio. Come dice bene Jung, l'amore si fa in quattro. La mia parte razionale con la tua parte folle, la tua parte folle con la mia parte razionale, capito? Jung può dire queste cose perché era psicotico e quindi capiva bene queste situazioni. Ragazzi, qui fammi vedere. E l'altro che ti svela la tua parte folle,
e tu ti innamori di quella. E poi dice, oltre al diapormeon ermeneuen, oltre all'interpretazione, oltre alla traduzione, che cosa fa amore? Genera. Non i figli, naturalmente anche quelli, ma genera di nuovo il tuo io. Perché se tu entri in una storia d'amore, se tu entri nella tua follia, quando ne esci, non sei più quell'io che è entrato. Sei un io contaminato dalla tua follia e quindi trasformato dalla tua follia. Ma non è un rapporto tra me e te, ma è un rapporto tra me e la mia follia grazie a te. Voi capite a questo punto che se l'amore è un rapporto con la propria follia che ci affascina, capite che quando un amore finisce non è che tu hai perso qualcuno, ma hai perso il rivelatore della tua parte folle e quindi stai male. Non perché hai perso uno, ma perché hai perso colui che ti ha scoperchiato, colui che ti ha fatto vedere chi sei in fondo, nel sottofondo della tua anima. Ed è questa la ragione per cui il pudore non è una faccenda di vesti o sottovesti, perché non è che si fa l'amore con tutti, sabe, oggi si usa così, buonanotte, ma si fa l'amore solamente con quelli che ti hanno già denudato perché ti hanno fatto vedere quella cosa a te sconosciuta e di cui tu eri attratto, che è il fondo oscuro della tua anima, che viene fuori in una condizione d'amore. Abbiamo detto che amore è cognitivo, ti fa conoscere. Per cui uno che entra in una storia d'amore, che la storia finisca bene o che la storia finisca male, è sempre positivo. Ed è sempre positivo perché l'io viene rigenerato. Sia che vada bene, sia che vada male, non importa. Tu hai fatto un'immersione nella tua follia e l'io che ne esce non è più l'io che è entrato. E chiunque di voi abbia avuto una storia sa benissimo che le cose vanno così. Ma non sa mai perché sono andate così. Perché avete in mente quell'amore romantico da Grand Hotel, no? Fatto di carezze, dolcezze, delicatezze. Ma stiamo scherzando. Amore è una cosa tragica, ragazzi. Tragica. Amore. Dicevo oggi alla preside... Rina Giorgetti, che amore è la violazione dell'integrità dell'io. O è questo, e lo dice Socrate, o è questo, e allora chi lo comprende è un uomo demonico, daimonion, daimonion aner, o daimonion anthropos, oppure se non lo capisci, allora sei un banausos anthropos, un uomo banale, un uomo insignificante, che non ha capito niente delle cose d'amore. Chiude il dialogo, bisognerebbe fare qualcosa per la mia gola, ma non si può, ma non si posso parlare mangiando. Andiamo avanti. Chiude la scena Aristofane. Aristofane lo conoscete, il grande comico. Cosa fa questo? Aristofane è il grande comico greco che scriveva le commedie, no? E prendeva in giro Socrate in tutte le commedie. Basti vedere una commedia famosa, che Le Nuvole, in cui gli dà del sofista, dell'imbroglione, dell'ingannatore di giovani. Però è anche lui in quella cena. Lui resta affascinato dal discorso di Socrate. Non lo prende in giro questa volta. E racconta una cosa grottesca, un po' da Dario Fo, in cui dice che gli uomini, noi non siamo uomini, noi siamo mezzi uomini, perché l'uomo intero è maschio con maschio, femmina con femmina, maschio con femmina. I greci non avevano i problemi dell'omosessualità, del gay, del lesbico, di queste robe qua, ma ancora adesso, ma un po' di pietà per la nostra incultura. Bene, l'uomo intero è maschio con femmina, femmina con femmina, maschio con maschio.
Questo è l'Anthropos, i quali avevano quattro gambe. Dovete immaginare questa scena teatrale grottesca in cui rotolano sulla terra e concepiscono Ekgen, dentro nella terra concepiscono. Zeus ha paura di questi uomini così potenti e allora decide di anatemnei, di tagliarli in due, per cui oggi noi non siamo un uomo, siamo il simbolo di un uomo. Qui bisogna salvare la parola simbolo dall'uso che ne fanno i semiologi e i psicanalisti. Simbolo non vuol dire, per esempio, non so, si dice che il tricolore è il simbolo dell'Italia. No, non è il simbolo dell'Italia, è il segno dell'Italia. Puoi mettere un altro segno. Simbolo è una parola greca che vuol dire mettere assieme. Ballen vuol dire gettare. Syn ballen vuol dire mettere assieme. Così come diavolo, diaballen vuol dire mettere uno distante dall'altro, diametro, diavolo, no? Diametro è il punto dove i due punti sono al massimamente distanti, non nella circonferenza. Diavolo è il massimamente distante da Dio. Diavolo vuol dire distante. La ragione è diabolica, distingue e mette distanti il bene dal male, il giusto dall'ingiusto, il vero dal falso, il puro dall'impuro. La ragione è diabolica. Simbolo vuol dire mettere insieme. Ciascuno di noi è il simbolo di un uomo. I greci usavano questa strategia. Prendevano un piatto, quando due famiglie si separavano, prendevano un piatto, lo spaccavano in due, oppure una scodella, lo spaccavano in due, e ciascuno portava un pezzo di questa scodella con sé. Quando dopo alcuni anni le due famiglie si ritrovavano, mettendo insieme questi due pezzi, ricomponevano il piatto originario, e questo era il segno di un'antica amicizia. Bene. Madonna santa, che brutta storia. Allora, simbolo vuol dire un pezzo di piatto che acquista significato quando si congiunge con l'altro pezzo. Se no in sé è semplicemente un rottame. Giusto? E siccome Zeus ci ha tagliati in due, ciascuno di noi è il simbolo di un uomo, un mezzo piatto che cerca l'altra parte con cui congiungersi. E quest'altra parte la realizza nelle condizioni d'amore. Se voi considerate l'amplesso, l'amplesso è l'uomo, l'uno e l'altro. L'uno e l'altro. Qui, attenzione bene, c'è un discorso molto importante da fare al di là dell'immagine facilmente comprensibile. L'uno e l'altro vuol dire che i greci ritengono che la relazione sia molto più importante dell'identità. I greci pensano che la città venga prima dell'individuo. Aristotele dice che se uno entra nella città e pensa di fare a meno degli altri, o è bestia o è Dio. E a proposito di Dio, dice che Dio probabilmente non è felice perché è monacos, perché è solo. Bene, voi dovete sapere che la nostra identità non ci viene da noi. L'identità non è una dote naturale, non è perché siamo al mondo che abbiamo un'identità. L'identità è un dono sociale, l'identità ce la danno gli altri. Se a un bambino dico che è bravo e glielo dice anche la sua maestra, costruisce un'identità positiva. Se gli si dice che è un cretino e glielo dice anche la maestra, costruisce un'identità negativa. L'identità è il prodotto del riconoscimento, io ho bisogno degli altri per sapere chi sono. E i greci queste cose le avevano capite, i cristiani non le hanno ancora capite, perché con il concetto di anima pongono l'individuo prima della società. Porro unum necessarium est serbare animam, la tua anima. E giustamente Rousseau dice, i cristiani non sono buoni cittadini, perché a loro interessa la vita eterna individuale, dice Rousseau. E allo Stato che cosa consegnano? Semplicemente quello di togliere gli impedimenti che si ostruiscono alla salvezza dell'anima. Vi ricordate poc'anzi i principi non negoziabili?
questo si chiedeva allo Stato, cioè non mettete mai l'individuo prima della comunità, è la comunità che viene prima, perché senza comunità non avete neppure un'identità, non avete un riconoscimento, senza riconoscimento non sapete chi siete. I greci queste cose le avevano capite, prima la città, prima la polis, poi l'individuo. Ma che ci vuole a far girare il cervello su questi pensieri? Madonna santa. Vabbè. L'amplesso è l'uomo. L'uomo è là. È il, dice bene Platone in una forma malinconica, stupenda. Dice l'amplesso è la memoria dell'antica unità. L'antropos è l'uno e l'altro. Memoria dell'antica unità. Tentativo di ricostruirla è sconfitta. Perché l'amplesso a un certo punto finisce. E ciascuno smette di essere un uomo e torna ad essere il simbolo di un uomo. La metà che cerca l'altra metà. Qui finisce il discorso di Socrate. Quando Socrate ha parlato, si va a letto. Socrate va a letto e arriva Alcibiade e gli dice: maestro, posso giacere vicino a te? E Socrate le risponde: Alcibiade, amore non è figlio del vino. E Alcibiade si allontana e all'indomani, sul far dell'alba, Socrate, che si sveglia prima di tutti, se ne va, abbandona la casa di Agatone e cammina in fronte al sole sorgente pensando alle cose d'amore. Leggete il simposio, ci si mette un'ora a leggerlo tutto. Leggete qualcosa di sano. Madonna, che roba. Delle domande da fare? No, fatele, perché immagino che gli amori sono sempre delle questioni che, cioè il successo dei psicanalisti è che la gente sta male nelle condizioni d'amore, perché se sta bene tutti, quelli fanno la fame. Posso farne una io? Dai, prova. Provo. Ma l'odio è proprio un compagno inevitabile dell'amore. L'odio? Sì. Dunque, l'odio sì, è un compagno inevitabile dell'amore, perché l'amore è così drammatico che ami e odi anche, perché il contrario dell'amore è l'indifferenza. Lo diceva anche Gesù. Amatemi, odiatemi, ma se siete indifferenti vi vomito dalla mia bocca. È l'indifferenza la forma antitetica dell'amore, perché l'amore è un investimento. Se questo investimento non corrisponde esattamente alle tue attese, incomincia la riflessione. Se questo investimento poi continua ad essere deluso o tradito, e anche a proposito del tradimento, bisognerebbe rivisitare un po' le nostre idee. Intorno al tradimento bisognerebbe che il pensiero non va ai traditori, i traditori sono banali. Quando si scusano poi sono addirittura comici. Dicono di quelle palle così evidenti che non va neanche la pena di sentirli. Ma è il tradito che si deve fare una riflessione. Perché, come dice il mio maestro Emanuele Severino in un bel libro, Teoria della Prassi, lo diceva quando era giovane, dice che l'amore è come la guerra. Allora,
una terra è mia finché sono in grado di difenderla. Dice, io posso avere anche una centrale nucleare, ma se a difesa della centrale nucleare metto delle persone che dormono, chiunque arriva e me la prende, la centrale è sua, non è più mia. Allora, è come la guerra. Tu non puoi pretendere che tua moglie sia tua o che tuo marito sia tuo. Questi aggettivi possessivi bisogna toglierli via dalle parole d'amore. A parte che sono offensivi. Quando io avevo mia moglie, che poi è morta, mi ricordo che mi invitavano a delle cene, il professor Galimberti è la sua signora, come se fosse il mio supplemento sessuale, non lo so, non c'ho bisogno. Ma stiamo scherzando. L'aggettivo possessivo è un aggettivo che forse garantisce la sicurezza, mia moglie, mio marito, che poi si estende anche con mio figlio, così i figli non crescono mai sotto la tutela dei genitori. No, non c'è questa cosa qua. L'amore, tu hai diritto di ritenere che quella donna è con te solo se tu riesci a vincere tutti i possibili pretendenti, esattamente come la verità. Quando una proposizione è vera, quando riesce a sconfiggere tutte le sue negazioni. Allora, io dico, Dio esiste, e questo è un atto di fede. Quando diventa verità? Quando sono in grado di negare tutte le possibili negazioni dell'esistenza di Dio, fino ad oggi. E se domani viene fuori una che invece io non riesco a negare, la verità passa dall'altra parte. Dio non esiste. Alla stessa maniera, tu hai diritto di essere con qualcuno senza che quello sia mai tuo, perché l'aggettivo possessivo non appartiene alle cose d'amore, serve alla società per costruire un ordine, ma non appartiene alle cose d'amore. Finché tu riesci a superare tutti i possibili pretendenti o tutti i possibili incontri che quella donna può fare, e se c'è un incontro che sia più affascinante di te, il gioco passa dall'altra parte. La fedeltà non è un valore, perché quando si è innamorati si è fedeli per natura, non è neanche uno sforzo essere fedeli quando si è innamorati, no? E quando è che diventa un lavoro? Quando non sei più innamorato. E allora se non sei più innamorato, il primo che passa va bene, può portarti via quello che tu ritieni essere la tua donna. Allora, che la società abbia bisogno di strutture stabili non c'è dubbio, ma che l'amore, tu devi essere un eroe forte, forte come Achille, forte come Aiace, che deve vincere tutti i suoi avversari, e se non sei all'altezza di queste vittorie, inutile che ti lamenti. Detto bene? Benissimo. Domande. Dovresti venire qua però, perché io non sento se parli da lontano. No, va bene. Una disposizione.
È inutile che cercate di parlare a distanza, o si viene qui o non si capisce niente. No, dai, scendi, dai. Ma tanto sei una bella ragazza, è pure di farti vedere. Scusami, ma proprio non si capisce niente, è inutile fare domande se non si capisce. Prova. Non va? Sì, va, ok. Se non si è capito per una questione di distanza o di confusione mia per la domanda che ho posto. Tu ascolta, perché sì. Siccome le case sono rivolte là, non si sente. Io ascolto. Vai. Galimberti. Allora, io le chiedevo questo. Questo gioco dell'amore che ci permette di metterci in contatto con la nostra follia, che è un territorio sacro, importante, prezioso, cioè è una fonte di conoscenza, abbiamo detto importante. È un gioco, non so se la riuscirò neanche a rifare la domanda, che è possibile per tutto il corso dell'esistenza, è un gioco che ci sono persone che sono strutturalmente inibite a farlo, cioè che sono incapaci di farlo strutturalmente per la loro personalità, o ci possono essere dei percorsi nella vita che ti portano a perdere la capacità di rivolgerti a questo territorio della follia, appunto, che mi sembra di aver capito sia il più fecondo per noi per riuscire a compiere l'evoluzione del nostro essere, del nostro sé, del nostro io, non so come vada chiamato questo concetto, insomma, individuale che si vuole sviluppare nell'arco del processo della vita. Ecco, intanto è un percorso che si fa per tutta la vita, che può essere fatto da tutti, che ha come scopo la conoscenza di noi stessi, o che, non so, volevo capire un po' questo. Avete capito tutti? Sì. Bravi. Allora, Freud dice una cosa importantissima: l'umanità ha sempre barattato una grossa fetta della sua felicità per un po' di sicurezza. Allora è chiaro che se la dimensione della sicurezza, e i matrimoni sono il luogo imminente della sicurezza, no? Vince sulla felicità, beh, allora a questo punto non ti rinnovi più, non vai più nella tua parte folle, rinuncia alla tua felicità. E anche questa cultura che stiamo vivendo della sicurezza, ricordate che vi porta via un sacco di felicità, ricordatevelo, Salvini vi porta via un sacco di felicità, no, mi raccomando, la sicurezza. Va bene, allora che cosa succede? Il percorso d'amore è questo. L'amore, cioè la vita umana, ti chiede un continuo rinnovamento dell'io, una continua metabolè, come dice bene Platone. Megiste metabolè, dice, grande capovolgimenti della propria parte, del proprio essere. E il mediatore di questi capovolgimenti è l'amore. Perché l'io non farà mai nessun capovolgimento, perché è il luogo della sicurezza, l'io è il luogo della conservazione della tua identità acquisita, non del rinnovamento della tua identità. Ecco, non si genera più un nuovo io. Dopodiché è chiaro che da questo punto di vista uno dovrebbe fare un'infinità di amori nella sua vita. E perché no? Cioè, ho capito che è destabilizzante. Capisco che è destabilizzante per la società. Però dal punto di vista della natura dell'amore, l'amore è questo. Teniamo conto che Platone limita l'amore alla struttura desiderante. Quindi va da sé che quando tu hai acquisito l'oggetto del desiderio, l'amore si estingue. Però c'è un'altra chance, secondo me, che è la seguente. Allora, io per esempio sono vissuto 41 anni con mia moglie senza annoiarmi, poi lei è morta e dopo mi sono annoiato, non so più perché sto al mondo. Comunque, qual è il segreto di stare 41 anni insieme senza annoiarsi? L'importante è che ciascuno dei due
non sia immediatamente e compiutamente svelato all'altro e che tu abbia sempre la sensazione che ci sia qualcosa di più da scoprire in quell'altro e che tu sia nella forma della curiosità, se non addirittura della fascinazione, di catturare quel segreto che l'altro continuamente è per te. Se si istituisce una cosa di questo genere, allora è possibile convivere. Anzi, io direi che il problema oggi non è quello di rendere facili i divorzi, ma di rendere difficilissimi i matrimoni. Difficilissimi i matrimoni, nel senso che il matrimonio è possibile alla sola condizione di avere una mentalità da artista. Chi è l'artista? È Michelangelo che scolpisce Mosè. E poi non è convinto che sia arrivato all'apice della sua espressività e prende uno scalpello e lo scaraventa addosso e gli dice: perché non parli? Cioè, questa statua conservava ancora un segreto che non era la completa espressione, in cui Michelangelo non vedeva la completa espressione della sua arte. Ecco, se non riuscissimo nella relazione maschio e femmina innanzitutto a non svelarsi completamente. Non svelarsi completamente non significa raccontare tutti gli amori che si possono avere nella vita. Queste sono cose banali, non è interessante. Non è interessante. Ma quello di non svelare completamente chi sei. In modo tale da lasciare, come dice bene Platone, un fondo enigmatico e buio in cui tu vai continuamente a cercare nel tentativo di svelarlo. Se questo accade, allora, in questo caso, ti puoi sposare. Anzi, io sottoporrei tutti quelli che si vogliono sposare una prova del genere. Ma per vivere insieme bisogna essere artisti. E invece, come dice bene Platone, devi avere uno spirito daimonion, demoniaco. Se no, se non hai queste cose, sei un banausos, vabbè, sposati, fai l'amore, se passa qualcuno a fianco, ma neanche con quello di cui ti innamori dopo riesci ad arrivare alle vette d'amore, se sei quella roba lì. Raccontavo oggi a Rina Gagliardi, che è una figura meravigliosa ai miei occhi, che raccontava una storia. Jaspers, Carl Jaspers, che è il più grande psicopatologo del Novecento, dice che un conto è l'amore e passione, le passioni sono volatili, le passioni sono, vanno e vengono, non ci si può affidare alla passione che dura finché dura, e con questa si può iniziare certamente delle vicende d'amore. Però ci sono delle donne che sono delle donne destino, io sto parlando al maschile. Che ci siano degli uomini nel destino mi fa fatica a pensarlo, ma comunque delle donne che sono delle donne destino. Destino in tedesco si dice Schicksal. Una volta, le raccontavate oggi, Goethe si innamorava, aveva 77 anni e non era uno stupido, perché a quell'età aveva scoperto l'osso di Goethe, che è un ossetto che abbiamo nell'orecchio. E si era innamorato di Lulu, che aveva 17 anni, e però era anche ministro della cultura di Federico II. Federico II dice: caro Goethe, o lasci Lulu o ti dimetti da ministro della cultura. E Goethe dice: purtroppo noi non abbiamo la lingua tedesca, che è una lingua perfetta, e però ve la dico in tedesco e ve la dico in italiano. Lui dice: caro sovrano, io non posso abbandonare Lulu, perché Lulu geschehen. Geschehen in tedesco vuol dire è accaduto. Diese ist meine Geschichte. Questa è la mia storia. Vedete, Geschichte, geschehen. Dies ist meine Geschichte. Questo è il mio destino. Allora, geschehen è accaduto. Non sei tu che inauguri l'amore, eh? È amore che ti inaugura in uno scenario nuovo, anche questo cominciamo a capire. Non è che ci innamoriamo. E l'iconografia ha sempre segnalato amore come quello che lancia la freccia, no? Non sai che tu che ti innamori. È amore che ti prende e ti porta a spasso. Geschehen, è accaduto. Questa è la mia storia, Geschichte. Questo è il mio destino, Geschichte.
II dice: bene, adesso ti dimetti da ministro della cultura. Goethe si è dimesso da ministro della cultura e dopo 2 mesi lui se n'è andato per i fatti suoi. però è bello che uno incomincia a pensare a una donna come destino e non come passione momentanea, perché destino è ciò che sta, destino vuol dire ciò che sta, Invece no, oggi ci si sposa con la riserva mentale che si può separarsi e divorziare. No, non va bene. Tu devi giocare sulle figure destinali. E le figure destinali non sono donne qualunque o uomini qualunque. Le figure destinali tu intravedi che in quello scenario, per quanto tu ti inoltri in quello scenario, che l'altro non arriverà mai al fondo della sua anima. E tutti quanti abbiamo un'anima il cui fondo è sostanzialmente inarrivabile, perché del resto Eraclito dice: per quanto tu cammini, percorri ogni via, non arriverai mai al fondo della tua anima, tanto è abissale il suo logos. Questa è una condizione di tutti noi. Poi noi questo logos abissale l'abbiamo coperto con calce, struzzo e tutto quanto, in modo tale che non ci inturbi più. Ma se vi lasciate turbare dal vostro fondo, ma Dio, allora ci si innamora tutti i giorni, in qualsiasi circostanza, modi e maniere. Ma abbiamo paura dell'amore. Non state a credere che sia il massimo desiderio degli umani. Abbiamo paura dell'amore, abbiamo paura della libertà, abbiamo paura di tutto quello che desideriamo avere. Non state a credere. Non diventeremo fascisti se desidereremo la libertà. Eppure ci stiamo avviando.